Godermi più di 20 anni. Da ragazzo ero invitato a pranzo a casa di mio zio, un generale che comandava la città militare della Cecchignola. Lì studiavano i migliori ufficiali dell'esercito per i comandi superiori. Lo studio riguardava le divisioni, i corpi d'armata, la geopolitica, perfino le previsioni delle probabili guerre. Questo mi entusiasmava. Per me era un peccato che quelle guerre si dovessero vedere soltanto nel computer e che l'era dei grandi conflitti fosse finita. La guerra tra la Russia e l'Ucraina era purtroppo una guerra locale. Se fossi nato 2 secoli e mezzo prima, potevo godermi più di 20 anni di guerre napoleoniche. Quanta grandiosità finita! Il mondo diventava così pacifico e democratico che i giorni di gloria per me erano svaniti per sempre. Quando espressi a mio zio queste mie riflessioni, credendo che lui da generale mi approvasse, mi disse: «Se senti così, tu sei un cretino del sentire». «Perché?» chiesi deluso e, per quel poco che avevo capito, offeso. Perché Napoleone, che per te è un eroe, è stato un anticristo. È stato, come te adesso, un coglione del sentire, anche se tu sei scusato, perché sei ancora un ragazzo. Ma zio, la storia dice che Napoleone è un grande. Napoleone è stato un coglione del sentire, ripete mio zio, con una sicurezza distante. Perché per nutrire il suo io ha causato milioni di morti, impeccabile e severo, col fuoco del suo io ha precipitato nel dolore un numero sterminato di persone. Ma allora Napoleone è stato inutile, dissi, quasi pronto ad arrendermi a mio zio. No, come ti viene in mente? Nella legge non esiste mai niente di inutile. Napoleone è stato utile, anzi necessario, a tutti quelli che avevano bisogno di credere in lui.